Buongiorno a tutti, e innanzitutto volevamo ringraziare Andrea Stanzani per l'invito e fare anche complimenti per aver organizzato questo bel evento per festeggiare il 20° anniversario della delegazione. È un'iniziativa molto bella e interessante alla quale infatti partecipiamo con molto piacere. E io sono Anna di Fratta Minore, la nostra è una cantina piccola a conduzione familiare sulle colline nella frazione di Gallo Bolognese, però si inserisce nel contesto di un podere che è un nostro podere di famiglia, che è un podere in realtà presente sulle cartine storiche di Castel San Pietro, che è il podere La Fratta, e che, come sempre si anticipava, il nostro nome è stato scelto proprio a partire dal nome di questo podere insieme alla costellazione. Riprendiamo la linea per questa iniziativa dell'Accademia della Cucina. Non ho detto dove ci troviamo, Castel San Pietro sì, ma ospiti dell'Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi. E questo è anche un ulteriore rilancio di quello che deve essere il connubio tra la conoscenza, lo studio e le varie produzioni della nostra terra. Ma restiamo nel mondo dei vini con Alessandro Mingazzini, che è arrivato qua da Medicina, uno dei territori che sono rappresentati dalla delegazione. Buongiorno, è un piacere essere qua, come detto durante il convegno precedente. È un piacere presentare anche i nostri prodotti, che sono appunto prodotti che vanno a coniugare il territorio di Medicina alle colline dei paesi appunto circostanti. Bene, quindi tra l'altro la sua storia anche in questo caso va indietro di generazioni, che è una cosa molto bella. Allora, io direi di sentire il rappresentante di un territorio, la città di Castel San Pietro appunto che ci ospita, Barbara Mezzetti. Queste sono alcune delle produzioni vitivinicole, ma non solo, che voi portate avanti come bandiera. Esatto, quindi non possiamo che ringraziare tutte queste attività produttive che continuamente, tutte le mattine, si continuano ad amare il nostro territorio e quindi a valorizzarlo col loro lavoro e grazie soprattutto a queste grandi famiglie storiche che hanno scelto di vivere qui e di portare avanti e quindi valorizzano ciò che la nostra terra può produrre, grazie al loro lavoro, non solo sul territorio, ma anche a livelli nazionali e anche oltre. Quindi possiamo che non essere orgogliosi di loro e del loro lavoro. Grazie a tutti. Grazie mille, tra l'altro vorrei passare al mondo, anche qui restiamo in un territorio di pianura, proprio in questo caso, perché Medicina è proprio Bassa, è bassa. bassa, è la bassa, però una bassa che si rialza anche attraverso delle iniziative promozionali. Non per nulla qui con noi c'è Lorenzo Monti, che è assessore al turismo. Assolutamente sì. Noi abbiamo riscoperto, diciamo, in questi ultimi anni, sicuramente post pandemia, delle possibilità, quindi trainate da un turismo che è sempre più slow, un turismo che è esperienziale, e abbiamo scoperto e riscoperto che anche la campagna medicinese, quella della Bassa, che può sembrare sempre pari, sempre uguale, può in realtà rivelare tante, tante, tante cose interessanti da scoprire, dall'arte, dalla cultura, da un paesaggio che è meraviglioso e cambia sempre, ma soprattutto anche dal buon cibo che qui è rappresentato nel migliore dei modi. E tra l'altro anche con la cipolla, giusto? Perché con il consorzio della cipolla Pasquali, cioè alla fine la conoscenza di questa città si è allargata oltre i confini. Cipolla, le vediamo nelle tre colorazioni tipiche, cipolla che però racconta anche il paesaggio. Certo, è uno spaccato che racconta a pieno titolo il paesaggio della pianura del nostro territorio, che si sposa pienamente con il titolo di questo evento, di questa importante giornata, appuntamento dell'Accademia. Per cui rinnoviamo questo grande grazie per l'occasione di avere valorizzato e dato spazio a queste eccellenze, a queste prodotti che vengono coltivati con grande passione e con grande amore dai nostri agricoltori. Grazie mille.
Ecco, lei diceva prima, quando si gira per le strade di campagna, le andane delle cipolle raccolte e ben ordinate rappresentano una forma artistica del paesaggio. E Davide Martelli, che è presidente del Consorzio di Tutela della Patata di Bologna DOP, diceva: guardate allora i nostri fiori bianchi, perché è solo la primura che porta questi fiori. Quindi alla fine la natura connota la realtà e la veridicità delle produzioni. Assolutamente, la primura ha queste caratteristiche di fare una fioritura molto colorita, bianca, però molto luminosa, e rende i campi spettacolari per una decina di giorni circa, e questa è la nostra caratteristica di questa varietà che da in questo periodo potete trovare nella nuova veste grafica della confezione nuova che abbiamo aggiornato, e il consumatore potrà trovare comunque sempre l'eccellenza unica della varietà primura. Continuiamo a girare il nostro territorio e abbiamo Ivan Mantovani, sindaco del comune di Monterenzio. Tra l'altro un tempo c'era della vite da voi, adesso sta un pochino calando. Sì, si sono fatte altre scelte, diciamo gli agricoltori si sono indirizzati più sui prodotti cereali, però credo che dobbiamo assolutamente recuperare queste grandi culture, sia quelle del vitigno sia quelle dell'ulivo che era presente in passato. E possiamo sicuramente fare tante cose e migliorare il paesaggio, che questo è uno dei temi di oggi, perché i nostri produttori fanno questo, curano il territorio e lo arricchiscono dal punto di vista ambientale, che questa è la cosa fondamentale che dovremo sempre di più incentivare. E la bellezza del nostro territorio è proprio questa, la vastità delle caratteristiche che hanno sia dalla pianura, sia dalla collina e anche dalla montagna. Questa è la cosa più importante, e oggi siamo qui grazie all'invito proprio a lavorare tutti insieme per questo bel paesaggio che è artificiale anche, cioè deve essere proprio questo bel connubio fra l'uomo e la natura. Esatto, proprio così, che è anche la definizione da enciclopedia di paesaggio, che è un'evoluzione dinamica di quel che succede. Allora, Luca Lelli, sindaco del comune di Ozzano Emilia, ci spostiamo un po' più verso Bologna, sulla via Emilia, però dicevamo prima, noi siamo Romagna, perlomeno i suoi viticoltori dicono così. Esatto, è proprio così, e oggi è stata anche l'occasione per fare uno dei giochi che in Emilia Romagna piacciono moltissimo, cioè cercare il confine tra l'Emilia e la Romagna, che ce ne sono tantissimi e il vero confine non c'è, perché siamo un territorio davvero in grande continuità, e anche l'evento di questa mattina, di cui ringraziamo l'Accademia della Cucina, lo dimostra, perché abbiamo potuto valorizzare i prodotti tipici del territorio e le produzioni, a partire da quelle agricole fino al vino, che appunto accomuna tutti questi territori. Abbiamo ascoltato le cantine del nostro territorio, i produttori, la volontà di questi produttori di andare avanti col lavoro, gestendo i cambiamenti climatici e cercando di promuoversi ancora di più nel mondo. Allora, grazie mille, volevo anche sottolineare che i piatti che si vedono, le ricette, coniugano tutti i prodotti del territorio, ma spesso sono abbinate a preparazioni fatte con i vini di questi produttori. Non abbiamo parlato di quella che è la storia della vite. Allora, adesso se mi seguite io vado a cercare una persona che ha sicuramente qualche chicca da raccontarci. E l'abbiamo trovata, Elia Collina, accademico onorario dell'Accademia appunto della Cucina, ma anche presidente dell'Associazione Terra, Storia e Memoria. Tantissime le curiosità, qualcuna che si lega proprio al territorio di Castel San Pietro. Sì, dunque, legata al territorio di Castel San Pietro è la nascita del mercato delle uve. Siamo alla fine dell'Ottocento e per valorizzare appunto quella che era la produzione ben presente nel territorio di Castel San Pietro si organizzò questo splendido mercato con tanto di conferenza al Teatro Cassero da parte del professor Missio Cavassa, che raccontava appunto l'importanza della viticoltura e di come migliorare la viticoltura. Quello che a me è sembrata la cosa più
carina è che fecero proprio allora un bellissimo invito che si trova ancora nell'archivio comunale di Castel San Pietro, in cui venivano citate le tipologie di uva, il programma del mercato delle uve e soprattutto nella parte posteriore dell'invito c'erano tutti i mezzi di comunicazione e si faceva riferimento soprattutto alla gentilezza e alla cordialità dei produttori che avrebbero accolto con grande garbo tutti coloro che venivano a Castel San Pietro per il mercato delle uve. Allora, diciamo che abbiamo rimesso insieme anche sul filo della storia la produzione, la tipicità, il marketing e la comunicazione, il turismo. Che ci manca? Ci manca il brindisi. Adesso tutti quanti ci movimentiamo col bicchiere in mano. Ed eccolo qua allora il nostro brindisi finale che ineggia naturalmente a quella che è la viticoltura del territorio e in particolare dei quattro territori che abbiamo raccontato con questa delegazione dell'Accademia della Cucina. Allora ci fermiamo solo un attimo e la linea passa alla pubblicità. Beh, io faccio questo brindisi con lei visto che siamo qua. Grazie.